Un grande maglio azionato dalla forza dell'acqua, il borgo illuminato la notte da centinaia di torce, una fiera medievale nella quale scoprire come si fabbricavano gli oggetti, come ci si procacciava il cibo e come si scriveva nell'età di mezzo. Questo e molto altro è Medioevo a Valvasone, dedicata quest'anno a Marco Polo. Ce ne parla Andrea Rossini. Decine di migliaia di persone hanno partecipato al Medioevo a Valvasone, la rievocazione storica che ormai da 24 anni si tiene nel borgo del Pordenonese, qualificato dall'ANCI come uno dei borghi più belli d'Italia. Oltre 1200 figuranti, un centinaio di banchi artigianali e i volontari del Group Artistic Furlan che ricostruiscono le attività trecentesche per un'iniziativa la cui finalità è in primo luogo didattica, ovvero la valorizzazione di un territorio attraverso la conoscenza del suo patrimonio storico e culturale. Il sindaco di Valvasone, Marcus Marmair. Ci ispiriamo innanzitutto a dei testi dell'epoca e in seguito anche a quelle che sono delle rappresentazioni iconografiche presenti sia nel castello di Valvasone, ma anche in tantissime altre testimonianze d'arte del nostro territorio. L'edizione di quest'anno è dedicata al più noto viaggiatore del Medioevo, Marco Polo, il cui milione è stato scelto come tema della rappresentazione teatrale itinerante, cui hanno partecipato oltre 20 compagnie teatrali e 150 volontari diretti dal regista Luca Altavilla. Sandra Bono, del Group Artistic Furlan. Si tratta di un racconto di due mercanti che incappano nella lettura del milione. Abbiamo riproposto tre o quattro tappe di questo viaggio, con scenografie completamente diverse a seconda dell'episodio trattato. Il palcoscenico naturale di queste 3 giorni di iniziative, ritmate dai gruppi di tamburo di Cividale, Assisi e della stessa Valvasone, sono le vie e le piazze del borgo con lo stemma del lupo su campo bianconero, che custodisce all'interno del suo castello un piccolo tesoro. Accanto alla sala con gli affreschi profani del Trecento c'è uno dei teatri più piccoli d'Italia, con soli 44 posti, utilizzato dai conti di Valvasone per le serate tra amici e che l'amministrazione comunale ha da poco riaperto al pubblico.